A distanza di una settimana si ritrovano sullo stesso campo Lokomotiv Casilina e Real Miami. 7 giorni per capire cosa sia andato storto per Andreozzi e i suoi. 7 giorni per esultare e ripensare subito a una strategia vincente per vincere ancora. Questa volta però per Cicala & Co. Un vero e proprio replay a campi invertiti, stile fase eliminazione diretta di Champions o stile FA Cup. Ma siamo alla Borghesiana. Bisogna restare umili. Dal centro sportivo Borghesiana e Lokomotiv Casilina Real Miami. Rivincita sia. Un saluto da Leo Talusi e dal mio carissimo compagno di viaggio. Torna con me il grandissimo Fabio Scarpecci. Saluta Fabio. Buonasera, ciao Fabio. Che avete anche avuto l'opportunità di sentire per la vostra prima volta in un'intervista. Adesso ci salutano e noi salutiamo chiaramente i nostri beniamini. Lokomotiv contro Real Miami, una partita scoppiettante quella della settimana scorsa, finita 6-4 per quelli che erano i padroni di casa, vale a dire la Real Miami. Oggi è tutto invertito, campi invertiti, la Lokomotiv ha bisogno di ritrovare il piglio giusto, quel piglio che aveva trovato dopo una serie di tante sconfitte di fila e risultati assolutamente non utili ai fini della classifica. È riuscita invece a partire dall'ultima partita prima della pausa, un 3-1 contro l'Orione Ogni Santi. C'eravamo sempre io e Fabio a commentare. Sta arrivando intanto il guardaline, credo ci stia dando la lista. Ci stia dando la lista in questo momento, puoi andarla a prendere tu Fabio, carissimo, eccolo qua. Tutto a posto, liste arrivate. Con quelli ci pensiamo dopo. Il bello della diretta, cari amici di YouTube, ma stiamo per iniziare. Grazie Fabio, il mio fedele compagno di viaggio. Credo che non ci siano però variazioni rispetto a quelle che avevo visto, che mi avevano dato, insomma, dei bookmakers. E intanto via partiti, si può cominciare con il primo possesso, il primo giro del pallone dato dalla Real Miami con il primo dialogo difensivo che rischia di essere abbastanza deleterio. Pallone per Di Geronimo che arriva quasi in zona tiro. Di Geronimo se la sposta, può calciare, invece tocca all'esterno, vediamo che da chi va, da Andrea. Poi il pallone ancora per Di Geronimo che calcia, ma credo fosse in posizione di fuori gioco, di rientro, e infatti è calcio di punizione per la Real Miami. Subito avvio scoppiettante per Andreozzi & Co. con Di Geronimo che attraverso una serpentina ha rischiato di far male non poco alla difesa della Real Miami. Andiamo velocemente a leggere quelle che sono le due formazioni di partenza, cominciando dai padroni di casa della Lokomotiv. Macera è in porta, un 4-3-3. Foscarini, Gatta, Sardo e Amato a formare la linea difensiva con Bellini, Fabiani e Antolini in centrocampo. Attenzione però perché il pallone qui non è uscito, allora Cicala prova a portarsi avanti con la testa, libera male il 5 che è Sardo, allora il pallone è per Venti che con l'esterno però serve un suo avversario, vale a dire Gatta, e allora c'è Antolini che può allargare subito in verticale per D'Andrea e la sua corsa. L'ultimo tocco qui però è stato decisivo di un difensore. Andiamo avanti con la lettura veloce delle formazioni. Stavo dicendo il centrocampo della Lokomotiv, Bellini, Fabiani e Antolini. Davanti invece ci sono D'Andrea, Reali e Di Geronimo. Passiamo invece alla Real Miami che una settimana fa ne aveva fatti 6 proprio alla Lokomotiv. Vitullo è in porta, Rinardo, Altobelli, Canas e Carpinetti in difesa, Capone, Bianchi, Venditti e Pompeo al posto di Perrone. Doveva partire lui titolare. Attenzione però adesso alla Lokomotiv che può andare al cross sul secondo palo, Di Geronimo al volo rimette in mezzo ed è una grandissima occasione, però non è arrivato nessuno a ribattere in rete. Allora la Real Miami deve allontanare, avvio affannoso quello degli ospiti. Attenzione per Assardo che porta avanti il pallone, c'è Bellini che è quasi zona tiro, prova il tocco addirittura con l'esterno a cercare l'inserimento di Di Geronimo che era andato in avanti, il pallone però era troppo dietro, troppo arretrato. Sardo tocca male, Cicala deve smistare ma lo fa male, c'è un muro praticamente di ragazzi in maglia bianca. Qui intanto pallone sventagliato in area verso l'area di rigore per Venti, il controllo non è perfetto ma è efficace. Ancora l'87, Venti prova a saltare Gatta e va in area di rigore, Venti alla caccia del 12° centro in campionato ma c'era Lomura sul primo palo e poi Gatta libera in qualche modo qui scivolone di Bellini che rischia tantissimo e allora morde le caviglie il 21 Bianchi. Possesso però Lokomotiv e poi pallone messo in fallo laterale. Anche la Real Miami ha avuto il primo squillo col suo capocannoniere Nicolas Venti con i suoi 11 gol in campionato. Qui intanto proprio l'11 va in verticale, colpo di rinvio del 21, vale a dire Bianchi che di testa va da Reali che d'esterno mette un gran pallone per la corsa di D'Andrea. Vediamo se arriva davanti al portiere D'Andrea da solo, D'Andrea col tocco e la palla è dentro. D'Andrea porta in vantaggio la Lokomotiv praticamente al primo tiro in porta. Minuto 2 e 53 secondi, Lokomotiv 1, Real Miami 0, segna D'Andrea, un gran gol, ma la difesa della Real Miami completamente spaccata in due.
Non abbiamo neanche finito di dire la formazione della Real Miami, la andiamo a ripetere da capo: Vitulle in porta, Rinaldo, Altobelli, Cannas e Carpinetti in difesa, Capone, Bianchi, Venditti e Pompeo a centrocampo, la coppia d'attacco è Cicala e Venti. Ma intanto qui al minuto 3 praticamente la Lokomotiv si è portata in vantaggio con un gol quasi in contropiede, se si può dire, di D'Andrea. E Venti aveva avuto l'opportunità proprio qualche secondo fa invece di portare avanti la Real Miami, e 1-0 per la Lokomotiv, come all'andata, come una settimana fa, come 7 giorni fa. La Lokomotiv è andata avanti prestissimo, questa volta con D'Andrea. La settimana scorsa c'era invece Berardino a portare in vantaggio i suoi, che oggi siede in panchina, parte dalla panchina insieme proprio all'altro goleador della Lokomotiv, vale a dire Michele Berardino. Per lui 5 gol in campionato, il miglior marcatore di questa squadra, che adesso vuole portarsi in avanti e fare 2-0 proprio come all'andata. C'è il 6 adesso, di nuovo da Di Geronimo, che è costretto con il tacco a girarsi, lo fa benissimo. Reali dialoga dietro con Bellini, che porta avanti il pallone, sempre lui, sempre il 27, alla fine apre dove c'è Foscarini, che va da D'Andrea, può anche andare al traversone, il tocco invece è corto, Antolini non perfetto il suo primo controllo, il secondo un po' sì. Allora ancora il 33, questa volta il tocco è leggermente sbagliato, ancora però la Real Miami fa fatica in fase di impostazione, e allora sempre D'Andrea che riesce a girarsi dentro il pallone a cercare Reali. Comoda la parata di Vitullo, che in uscita chiaramente va sul pallone, aveva forse sbagliato un pochino l'uscita, qualche responsabilità ce l'ha il numero 1 della Real Miami sul tocco sotto di D'Andrea, che finora sta portando in vantaggio la Lokomotiv, la fa comandare su 1-0. Pallone intanto in verticale a cercare l'inserimento di Di Geronimo, troppo lungo leggermente, e allora Vitullo esce e fa ripartire i suoi. Cicala sbaglia col dialogo, c'è però Amato che si accomoda da sardo all'indietro. La Lokomotiv è ben organizzata, la difesa della Real un po' meno. Sempre adesso Bellini che gira e smista benissimo dove c'è Foscarini, che può salire ma non lo fa troppo. Si va allora da D'Andrea, il pallone forse è troppo all'indietro, troppo arretrato, ma Di Geronimo morde le caviglie di tutti e lo prende. Di Geronimo va col sinistro, nel suo piede, e si vede, pallone che infatti si infrange contro il muro rosso. Attenzione però, perché non è finita, la palla è per Amato, che in area di rigore. Amato può calciare, Amato finta, doppia finta, allora rinviene in qualche modo, se non ho visto male, Rinaldo, che fa la più cosa più giusta e sistema la palla a Vitullo. Adesso fase di impostazione della Real Miami, che vuole andare in avanti a cercare Venti, che non è altissimo, infatti primeggia nello stacco proprio sardo. Gatta, Foscarini, rischia qualcosa ma viene toccato fallosamente da Venti. Punizione quindi per la Lokomotiv, rimane per terra addirittura il numero 22 in maglia bianca, oggi in dettagli arancioni, quasi una maglia da trasferta, difficilmente l'avevamo vista qui in maglia bianca la Lokomotiv in casa non è che abbia vantato di un ottimo bottino la squadra di Andreozzi, tante sconfitte, qualche vittoria, soprattutto quella più larga della sua stagione, il 5-0 contro la DLF Ciampino di qualche settimana fa, una partita senza storia chiusa nel primo tempo dove c'era Fabio Scarpecci, credo, c'era proprio Fabio Scarpecci con Nicolò Federico, che hanno ripreso tutto, hanno ripreso la partita, sì, un 5-0 particolarmente rotondo per la formazione di Andreozzi, che era nel momento massimo della sua stagione, nel momento di forma migliore, e in questo momento ha fatto vedere che gli spazi li sa coprire tutti e ne sa approfittare tantissimo, come in questo caso a cercare proprio D'Andrea, che riesce addirittura a tenere in campo il pallone, poi con il tocco riesce a prendersi la cosa più importante e soprattutto massima di quello che poteva ottenere, vale a dire il calcio d'angolo, il tiro dalla bandierina, il primo della partita per la Lokomotiv. E alla battuta si va col sinistro. Tutte le torri sono in area di rigore, un affollamento di maglie bianche, palla sul primo palo che però neanche rientra verso il centro dell'area di rigore, va direttamente sul fondo ma sbaglia qui Vitullo clamorosamente, allora la regala ad Antolini che calcia con deviazione, la palla però non trova la porta, va addirittura dal 5 Rinaldo che poi deve per forza mettere il pallone in fallo laterale. Qui Vitullo stava per combinare una frittata vera e propria, deviazione decisiva sulla conclusione di Antolini che per poco non fa 2-0, per poco non mette davvero paura a Vitullo una seconda volta. Di Geronimo non controlla bene, allora libera alla bella e meglio proprio Rinaldo. Sardo gioca di prima, colpo di testa di Bellini dentro, rischia di mandare fuori tempo Vitullo, ma D'Andrea non si è
non si è avvicinato neanche alla porta. Pallone adesso per Reali, il 18, 32 gol in campionato, gira tutto da Amato, dal terzino sinistro, vuole toccare invece dal 18, sempre adesso Bellini, che finta e controfinta e manda da Di Geronimo, che è in posizione però ancora una volta di fuori gioco, protesta leggermente, non ce n'è bisogno più di tanto. Calcio di punizione per la Real, dalla fascia destra fanno fatica in fase di impostazione i ragazzi di Settimio Cicala, come in questo caso si rischiano di sbagliare un rinvio elementare. Pallone infatti tenuto in campo addirittura da Amato, che finora sta primeggiando su quella corsia. Fabiani smista e gira, va da Gatta, che può salire un po', non c'è poco campo per lui, ce n'è tantissimo. Adesso a contro il 19, Reali controlla bene, affida il pallone a Bellini, che sale, aspetta l'arrivo in sovrapposizione del 6 di Amato, uno contro uno di Amato, torna ancora una volta dal 27, che salta un avversario con un numero, ancora Bellini, mezzo a tiro, vuole il tocco di ritorno, il 27, non gli arriva il pallone, Vitullo fa comoda presa. Adesso il pallone è per Pompeo, che sbaglia, infatti regala il pallone proprio ad Antolini, che va dentro a cercare l'inserimento di D'Andrea, che voleva fare doppietta. Vitullo questa volta è bravo e attento, e allora blocca il pallone. Eccolo il rinvio a cercare la corsa di 20, anticipato in maniera egregia da Sardo, e allora Amato prova a salire, salta Cicala con un gioco di gambe anche abbastanza facile. Fabiani la gira da Bellini, in mezzo a due riesce comunque a servire Amato, buono il tocco di nuovo per Bellini, adesso si sovrappone sempre il 6, invece vogliono tornare dietro a Di Geronimo, che ha un po' più di spazio. Di Geronimo apre col contagocce, il colpo di testa ad allontanare. La Real Miami sta soffrendo e non poco in difesa, sta ballando il tango, ma glielo fanno ballare gli attaccanti centrocampisti della Locomotive, che sono davvero in palla questa sera, sono veramente nel pieno della condizione e si vede, occupano gli spazi in maniera perfetta. Non c'è un buco né a centrocampo né in difesa. Qui forse il rinvio di Fabiani è stato forse troppo affrettato, ha preso l'unico uomo avversario che aveva davanti a lui. Adesso si può andare in verticale a cercare il 7, la palla gli arriva non so come, adesso però è in mezzo a due, e allora deve però fare i conti con un super Foscarini, che allora apre tutto da Reali centralmente di nuovo. Poi si torna un'altra volta all'indietro, dove c'è proprio Sardo, che aspetta a lanciare questo pallone, riesce a trovare nel corridoio Fabiani, che poi gira tutto di nuovo da Foscarini, che al piccolo trotto prova ad avanzare di fronte a due avversari, deve per forza indietreggiare e servire un compagno che per sua fortuna è sempre presente. Qui rischia di perdere il pallone, c'è l'arbitro anche di mezzo, Cicala non fa complimenti, senza fallo però non riesce comunque a recuperare il pallone il numero 19 in maglia rossa. Sardo va a trovare D'Andrea, la posizione è regolare, il si autolancia praticamente all'indietro, sempre il 14 autore del gol dell'1-0. Tocco corto, vuole il velo Reali, voleva trovare un velo interessante. Adesso Cicala deve tenere questo pallone, lo fa, rischia qualcosa andando dietro Di Geronimo, vediamo se ruba questo pallone, no, perché commette fallo sul 21, che è Bianchi, e allora punizione per la Real. Vogliono sempre andare a cercare 20, il pallone però è troppo lungo e troppo alto per un talentissimo di questo campionato, Nicolas Venti, 11 gol in questo torneo, un goleador, segna tanto, ma sicuramente la sua caratteristica principale non può essere il salto, non può essere la presa aerea. Foscarini qui ancora una volta ineccepibile, si prende anche un fallo preziosissimo. Oltre la metà campo, punizione per la Locomotive, quando siamo giunti ormai al minuto 12 e da 10 minuti la Locomotive primeggia in casa contro la Real Miami nel replay e nella 17ª giornata di AIFA Super League, la gara di ritorno della partita della settimana scorsa. Finora Locomotive 1, Real Miami 0, solo Locomotive in campo fino adesso, a livello di occasioni, a livello di gioco proposto, a livello di possesso di palla. Si può andare alla rimessa laterale, prima però bisogna risolvere il problema scarpini, si devono allacciare gli scarpini, in particolare credo Pompeo. Pallone messo verso l'area di rigore, occhio al velo, rischia qualcosa Vitullo, per sua fortuna però non ha avversari davanti, c'è sempre però il pressing di Di Geronimo. Adesso Venti può controllare, lo fa molto bene l'87, ora può sfruttare la sua caratteristica più importante, vale a dire la velocità, gioca invece con Cicala,
che ha il fisico e quindi può primeggiare anche se è in mezzo al traffico. Poi apre per nessuno, c'è soltanto Amato, Venti non era neanche scattato. E allora di nuovo si va da Belli e da Sardo. È libero in questo momento di Geronimo, ma non gli... lo ignorano praticamente tutti, non ha... non hanno la possibilità di servirlo. Adesso Macera col pressing di Venti, Macera alla fine si disinteressa e libera il più possibile la sua area di rigore. Rischiano qui di commettere fallo, il pallone è ancora però per la Real Miami, si interrompe però il gioco in questo momento, l'ha interrotto il direttore di gara. Punizione per la Real Miami per quel fallo precedente alla giocata, credo di Pompeo se non ho visto male, battuto subito il pallone proprio per lui. Ancora Pompeo, vuole andare col destro dentro, con l'esterno, con la trivela quasi, una sorta di trivela a cercare Venti, è ben marcato però perché Sardo primeggia e allontana mettendoci il piedone. Battuto il fallo laterale, poi adesso Di Geronimo è bravo a venire dentro al campo, ancora Di Geronimo smista tutto e va da Amato, poi Bellini fa una cosa meravigliosa dando il pallone al 21 a Fabiani, poi si cerca di andare in verticale a cercare l'inserimento di Di Geronimo, pallone però troppo lungo per lui, non per il per l'11 Cannas. D'Andrea, tocco dietro, Foscarini ha un po' di campo per andare, adesso deve però scaricare, lo fa comunque bene, detto pallone di ritorno proprio per D'Andrea, si va a vedere dentro Amato dall'altra parte, non gli può arrivare il pallone perché è completamente coperto il suo compagno, non può effettuare il lancio, lo effettua adesso Cicala, qui sbaglia però Sardo, il primo errore della sua partita, regalando però il pallone a Venti, vediamo se riesce a trovare la corsa di Bianchi, trova però soltanto un avversario, vale a dire Gatto che primeggia, fa le fusa e prende anche il pallone. Fallo laterale per la Locomotive. Gli stanno battendo una punizione che non esiste e infatti il direttore di gara gli va a redarguire. Guardate che fallo laterale e adesso si può andare. Eccola la battuta per Di Geronimo, buonissimo il controllo, vuole anche andare via con la suola, non c'è fallo secondo l'arbitro. Allora la Real Miami può provare a organizzare una azione di ripartenza. Adesso Rinardo va dietro da Vitullo, eccolo il rinvio, è buono. C'è però comunque Reali, D'Andrea, pardon, che gioca tutto da Foscarini. Ancora lui, tocco per Antolini e di ritorno per D'Andrea, forse il pallone era troppo corto e infatti c'era un difensore in maglia rossa a liberare, vale a dire Carpinetti. Fallo laterale, sempre in zona d'attacco, sempre per la Locomotive Casilina che comanda 1-0 in casa, comanda al minuto 16 col gol di D'Andrea dopo 3 minuti. Pallone messo al centro, una deviazione, rischia di favorire l'intervento di un attaccante nel pieno dell'area di rigore. Adesso Foscarini prova ad andare via, lo fa bene, gli sta riuscendo praticamente tutto al 22. Solo che poi commette, credo abbia commesso fallo perché il guardalinea ha sbandierato più volte con la sua bandierina e infatti sì, ha fischiato calcio di punizione per la Real Miami che può approfittarne per organizzare, tentare di organizzare una situazione di partenza. Invece ha fischiato fallo laterale, la palla evidentemente era uscita, ha sbandierato quasi come se fosse stato commesso un fallo. Qui Bellini rischia di regalare il pallone a Venti, ma è fortunato perché la palla carambola soltanto sul corpo dell'87. E poi finisce fuori. Rimessa laterale battuta, colpo di petto ad accomodare il pallone proprio ad Andrea che può andare, non è velocissimo ad Andrea ma ha un ottimo fisico, mette dentro per Reali, che intervento difensivo miracoloso credo proprio di Cannas, ma non è finita perché c'è ancora Di Geronimo, pallone per Amato, tocco corto di ritorno, Di Geronimo fa il velo, va da D'Amato in area di rigore, D'Amato vuole saltarli tutti, D'Amato questa volta però è costretto a scaricare, sempre da Di Geronimo, limite dell'area di rigore, lato corto, ancora Di Geronimo, finta e controfinta, torna lì indietro da Fabiani che però viene rincorso da Venti, allora Bellini va al cross basso, pallone che viene controllato dalla retroguardia della Real Miami, intervento miracoloso in precedenza di Cannas perché stava arrivando tutto solo Reali che avrebbe colpito sicuramente a rete, un pallone d'oro di D'Andrea, meraviglioso D'Andrea fino adesso in questo inizio. Cicala adesso ha cercato il filtrante per trovare Bianchi, intervento in estirata di Amato e palla in fallo laterale.
Si batte, colpo di tacco volante addirittura di Bianchi, che commette però fallo. Allora, calcio di punizione, fallo proprio su Amato. Si danno il 5-2, ottimo gesto di fair play, punizione Lokomotiv. Sardo batte, si va subito da Amato che ha un po' di spazio, però adesso viene quasi raddoppiato. Fabiani gira, Antolini va da Gatta, poi Foscarini, un po' di campo. Foscarini invece vuole convergere e andare centrale, scarica sul 33 che poi allarga tutto. Quasi il 27 qui praticamente ruba il pallone a Di Geronimo, non c'è stato fallo secondo il direttore di gara da parte di Rinaldo, rimasto per terra però, attenzione però adesso perché siamo già dall'altra parte, 20 con un gioco di prestigio, va davanti a Macera che però è in anticipo e allora la gioca da Foscarini, credo però si debba andare in fase di interruzione di gioco, in fase di time out perché è rimasto per terra Bellini che... aveva richiamato l'attenzione del direttore di gara per un contatto al limite con Bianchi, credo, che poi è andato a sincerarsi delle condizioni proprio del 27. Il direttore di gara non ha voluto concedere calcio di punizione. Allora si può riprendere subito con il possesso di palla per la Lokomotiv. Fabiani di prima, di nuovo da Bellini, occhio perché c'è lo scatto di Geronimo, il pallone forse è un po' troppo corto, no, la palla non gli è neanche arrivata, Di Geronimo si è stato lanciato, il 27 Bellini che poi calcia, credo ci sia stata una deviazione, infatti è così, calcio d'angolo per la Lokomotiv, sempre e solo Lokomotiv, attaccato principalmente lei in tutti questi primi 20 minuti di gara, si sta avvicinando la metà di questo primo tempo dove la Lokomotiv è avanti di 1. Credo abbia cambiato però decisione il direttore di gara, c'è stata una deviazione clamorosa e anche abbastanza netta. È incredibile che il direttore di gara abbia deciso di cambiare la sua decisione, ha dato rimessa dal fondo, c'era stata una deviazione grossa come una casa. Sul tiro di Bellini che altrimenti sarebbe andato probabilmente molto più vicino rispetto a dove è finito, a dove è andato a morire il pallone, ma la palla ce l'ha sempre la Lokomotiv, questa volta però la perde. Ma la recupera ancora una volta con un ottimo intervento a centrocampo, se non ho visto male, di Antolini. Adesso Reali, un po' più arretrato, va dentro a Di Geronimo, il controllo è buono, poi palleggio, doppio, attacco, volante all'indietro per la conclusione di Reali, che non va lontanissimo dal bersaglio, palla gol per la Lokomotiv. E questa sì che era una giocata da campione di Geronimo, di Michele Di Geronimo, che ci sta facendo vedere cose pazzesche in questa prima metà di primo tempo. Controllo, poi colpo di tacco all'indietro dove arrivava Reali, che ha calciato di prima al volo, palla che non si è abbassata a sufficienza, sarebbe stato un gol da cineteca, da vedere e rivedere, da riportare anche nelle scuole calcio. Adesso si torna a giocare perché c'è Bellini che ha un po' di spazio, allarga tutto proprio da Di Geronimo che è tornato nella sua posizione originale, l'esterno destro, ma col destro proprio dentro, bucano tutti, ma non riesce a segnare la Lokomotiv, attenzione perché non è finita, c'è sempre Reali, pallone messo al centro, libera questa volta la difesa, ancora colpo di testa, insiste la Lokomotiv, adesso Di Geronimo ha un'ottima opportunità, Di Geronimo va al centro per Bellini che poi commette fallo, fa un pestone al lato corto sinistro dell'area piccola, ma qui incomprensione clamorosa tra difensori e Vitullo che aveva bucato, un intervento clamoroso nella situazione precedente e credo fosse D'Andrea, non Reali, ad avere poi la seconda chance, non ha avuto però l'opportunità di metterla nella porta sguarnita, ma Vitullo fino adesso sta non sta giocando tranquillissimo, pallone messo fuori e fallo laterale proprio per la Real. Rinaldo può andare alla battuta e ci va subito da Bianchi, il capitano che apre tutto, non c'è però nessuno, qui Venti e Sardo praticamente si stuzzicano un pochino, tocco di qua e tocco di là, adesso il direttore di gara ha detto vi avverto, la prossima vi ammonisco a tutte e due, placcaggio quasi al limite del regolare tra Sardo e Venti, adesso però seguiamo Foscarini che tocca per Antolini, si gira molto bene e torna all'indietro, fa sempre la cosa più giusta il 33, smista palloni come il miglior Strootman nella condizione, poi attenzione al 27 che calcia di prima quasi, pallone che però termina alto sopra la traversa, Vitullo era leggermente fuori dai pali, non ha calciato malissimo, pallone però troppo alto rispetto al bersaglio. Qui adesso si può riandare alla battuta perché non ho capito le motivazioni
forse si è andati troppo velocemente alla battuta di questo fallo di fondo. Vitullo credo in questo momento voglia andare lontano ed è così. Colpo di testa di Amato che addirittura riesce a servire Di Geronimo che controlla e poi cerca un assist da capogiro di prima senza guardare a memoria. Attenzione però ancora a Bellini che controlla e va da Fabiani, sono in due sul pallone, rischiano di fare la frittata e infatti la perdono perché c'era la pressione di Cicala. E adesso Pompeo che tocca per in verticale proprio per Bianchi, interviene però Sardo in qualche modo e butta il pallone in fallo laterale. A terra è rimasto il 23 Capone. Intanto è rimasto Capone in campo che ha qualcosa da ridire credo al direttore di gara. Vediamo che cosa si può fare. Intanto c'è qualche scambio di c'è qualche scambio di opinioni tra direttore di gara e tra Capone. Alla fine si è conclusa tutto con una risata degna del miglior programma comico in onda sulle reti nazionali. Pallone per Cicala che in mezzo al traffico può andar via. Ancora Cicala, non gli tolgono praticamente mai il pallone. L'ultimo tocco è di Geronimo e allora si rivà un'altra volta da Capone. Sardo e poi Cicala compie un intervento al limite della scelleratezza. Pallone adesso fermo, gioco fermo e punizione per la Locomotive. Il fallo su Sardo. Ancora scambio di battute tra lui e direttore di gara insieme anche a Sardo che era lì presente ma perché deve battere la punizione e va centralmente dove c'è Antolini. Ancora Antolini smista tutto dall'altra parte dove c'è D'Andrea che prova ad autolanciarsi di testa, vediamo se è più veloce di tutti. Intervento del difensore, pallone in fallo laterale. Questa sì che era una azione in verticale, questa sì che era una sventagliata, quella di Antolini. Finora primo tempo eccezionale del 33 come di tutto il centrocampo della Locomotive. Palla intanto in area di rigore, qui c'è un forza, un tocco con il braccio, il guardalinee lo vede, aveva sbandierato, l'arbitro invece decide di continuare, sembrava fallo di mano e probabilmente ci sarà il VAR a dare qualche indicazione in più. Perché qui poteva esserci calcio di rigore per la Locomotive, l'aveva visto il guardaline, non il direttore di gara che ha preferito continuare. Pallone intanto a cercare Venti che pressa Gatta, che morde le caviglie di Gatta, ma Gatta è più scaltro e allontana in fallo laterale. Occhio però perché adesso credo chiamino il VAR in questo momento. Adesso arriva il direttore di gara a noi gli prepariamo il tutto. Noi intanto ce ne torniamo in diretta, avevamo mutato leggermente la nostra diretta per consentire la ripresa delle immagini perché il direttore di gara è andato al VAR e sta revisionando in questo momento le sue immagini, le immagini che noi diamo a disposizione, noi di Live Calcio Elite, noi di Federazione Calcio Video. Vediamo che cosa decide l'arbitro, credo abbia visto subito in questo momento è rimessa laterale, non c'è quindi nessun calcio di rigore. A questo punto aveva ragione il portiere della Real Miami dicendo l'ha presa col ginocchio e infatti è così evidentemente, rimessa laterale quindi per la Real Miami, tutto a posto quando siamo giunti al minuto 27 di partita, Locomotive ancora avanti 1-0. E la Real Miami non ha ancora effettuato un tiro pericoloso dalle parti di Macera. Vediamo se ci riesce adesso, sempre con Venti, che ha una velocità incredibile, ma il campo è finito. Rimessa dal fondo per il 12 di casa. Pallone che gli viene restituito dal 23. E allora si riprende subito a giocare con Fabiani, che viene
un po' più avanti, gioca con Antolini, adesso D'Andrea, Foscarini, si fa vedere di nuovo centralmente proprio il 14, si va invece da Reali, c'è Di Geronimo Amato completamente da solo, vediamo se lo cercano, no, non si assumono la responsabilità di cambiare gioco, qui intanto grande azione personale, di nuovo D'Andrea, quasi zona tiro, la palla è dentro l'area di rigore a cercare Reali, interviene la difesa che allontana e manda addirittura nell'altro campo, colpisce il palo della rete di calcetto nel campo limitrofo, il pallone adesso però arriva in maniera anche abbastanza fulminea e rimessa laterale in zona d'attacco per la Locomotive, che non smette di attaccare, che non smette di carburare. Tocco con l'esterno un po' rischioso, Fabiani infatti perde il pallone, c'erano tre maglie rosse accanto, Antolini, l'intervento è regolare su Cicala, Foscarini, ora lui porta avanti il pallone la Locomotive, c'è adesso in questo momento Reali che prova ad andare via in mezzo a due, sempre Cicala però che primeggia a livello difensivo, non si è fatto vedere moltissimo lì davanti, neanche Venti che adesso riceve il pallone, ad ancora Cicala si propone Bianchi, il pallone è proprio per lui, vediamo chi primeggia tra lui e Amato, è Amato che prima mette giù col petto, poi libera verso l'altra metà del campo, D'Andrea di testa non ci arriva, manca completamente il pallone, poi non è finita, sì adesso invio svirgolato di Gatta, l'ultimo tocco, vediamo di chi è proprio il suo, è proprio del 2, rimessa laterale per la Real Miami, non ci si annoia in questa partita caro Fabio, e non si annoiano neanche i due tifosi dietro di noi, il pubblico delle grandi occasioni questa sera in quella della Borghesiana, sempre presente tra l'altro uno dei due che abbiamo imparato a conoscere con il passare delle partite, lo abbiamo visto anche in trasferta sul campo dell'Orione Ognissanti in una partita che la Locomotive è riuscita a rimontare dopo l'1-0 di handicap, e adesso è la Locomotive a comandare la partita e finora la Real Miami a non creare neanche un pericolo vero e proprio a Macera, mai neanche un tiro in porta, si sono fatti vedere poco, sono praticamente 20 lì isolato davanti e non può fare tutto lui in mezzo a due giganti. Arrivano indicazioni con un certo savoir-faire di Macera direttamente dalla sua area di rigore, il pallone è intanto recuperato dagli ospiti che non aprono nella maniera migliore, poi adesso Pompeo regala praticamente il pallone a D'Andrea, poi interviene in maniera regolare leggendo benissimo la situazione Amato che adesso apre tutto da Di Geronimo che ha un po' di campo per andare, lato corto sinistro Di Geronimo, mezzo il centro con il sinistro, pallone ancora una volta ribattuto dalla difesa, ancora una volta da Cannas in calcio d'angolo e stavolta dalla parte opposta, il primo pallone che viene tirato dalla bandierina da questa metà del campo, dalla metà della bandierina che divide una curva nord ideale da una tribuna Montemar ideale, sotto settore ospiti, pallone verso il centro dell'area di rigore, la girata, poi colpo di testa e pallone alto sopra la traversa, ma c'era credo posizione irregolare o un fallo in attacco, credo più fallo in attacco ai danni di Cannas, calcio di punizione per la Reale che adesso deve accelerare un po' le operazioni perché mancano 9 minuti alla fine del primo tempo e non hanno neanche fatto un tiro in porta, la Locomotive comanda ancora sull'1-0 e qualche occasione per raddoppiare e chiudere i conti c'è stata. Rischiano di perdere tutto, allora c'è Bellini che è quasi in zona tiro, questa volta però viene triplicato nella maniera migliore, sempre da Cicala, poi scivola Bellini, non riesce a mettere dentro un buon traversone, Bianchi può portarlo un po' più avanti, adesso è raddoppiato, Bianchi vuole sfidare la sorte, vuole sfidare anche Di Geronimo, alla fine commette fallo e lo mette per terra, Sardo va avanti, Sardo può portare avanti il pallone però è uscito, ma credo si debba battere la punizione ai danni di Di Geronimo, non si è quindi ottenuto il vantaggio, non si è concretizzato il vantaggio, si batte con Sardo, Antolini con una finta manda al bar il 14 che è Venditti, si apre poi col sinistro che non termina lontanissimo dal bersaglio ma neanche troppo vicino, palla abbondantemente sul fondo, la conclusione era stata credo di Reali col sinistro anche perché è l'unico mancino lì davanti, e allora rimessa dal fondo per Vitullo,
Reali che è alla ricerca del suo terzo gol consecutivo dopo la doppietta di settimana scorsa proprio sul campo della Real Miami, una doppietta che però non è servita a nulla, è servita soltanto a dare ancora più pepe alla partita, al finale di partita. Intanto ancora D'Andrea, un rimpallo però lo favorisce, D'Andrea porta avanti il pallone una seconda volta, poi apre tutto verso il centro dove non c'è però Di Geronimo, non c'era neanche Reali. Qui intanto Bellini ha corso tanto, è un po' stanco ma riesce ad arrivare prima sul pallone, prima di Bianchi. Poi adesso c'è Antolini, Reali, zona tiro per lui, col sinistro in mezzo a due, non passa il suo pallone. Vediamo se Cicala va via a Foscarini, Cicala va via a Foscarini, però questa volta rimonta D'Andrea e gli toglie anche il pallone, commette fallo Cicala. Calcio di punizione per la Lokomotiv, D'Andrea davvero si prende anche il giallo, addirittura Cicala in questa situazione. Qui D'Andrea veramente sta giocando un primo tempo ad altissimi livelli, ad altissimi ritmi, gol dopo due minuti, anticipando il portiere con un delizioso tocco sotto e poi tanti lavoro di sporco, di recupero palla, e questo è stato l'emblema, la cornice su questo suo primo tempo. 34 quasi sul cronometro e sempre 1-0 Lokomotiv. Può andare alla battuta sempre Sardo, che apre in avanti Di Geronimo, vediamo se ci può arrivare. Esce Vitullo che deve bloccare il pallone, stava arrivando Reali comunque che si stava avventando sul pallone. Vitullo fa su il pallone, lo manda lontano a cercare Venti che però è il più piccolino, sbaglia però qui Sardo, regala il pallone a Venti che adesso è veloce e porta avanti il pallone, ancora Venti, calcia col destro, mamma mia, Nicolas Venti fa un gol pazzesco, ma li segna solo così Nicolas Venti dopo la tripletta di settimana scorsa, pareggia al primo tiro in porta della Real Miami con un gol fantasmagorico dell'87, 12 in campionato, 1-1. Ma che gol ha fatto Nicolas Venti, libera male però la difesa della Lokomotiv, ha liberato malissimo Sardo al suo primo errore probabilmente in questa partita, ha regalato il pallone a Venti e non gli si devono regalare questi palloni a questo ragazzino, a questo ragazzo che non è altissimo ma ha due piedi meravigliosi e lo ha fatto vedere portando avanti il pallone, arrivando al lato corto destro dell'area e scavalcando con un pallonetto morbidissimo, ma c'era, mal posizionato, ma come volete voi, ma che gol ha fatto Nicolas Venti. E occhio perché adesso la Real Miami vuole addirittura andare in vantaggio e recuperare la partita. Come una settimana fa la Real Miami recupera una partita che sembrava non stesse neanche giocando. Al primo guizzo Nicolas Venti, l'arma in più, l'arma letale di questa Real Miami. Ma attenzione adesso di nuovo ad D'Andrea, fascia destra, D'Andrea può avanzare, D'Andrea non può crossare, lo fa adesso, vediamo se lo fa, rimane indietro col pallone, questa volta crossa primo palo a cercare la deviazione di Di Geronimo, arriva prima Vitullo. Da pallone verso la linea laterale del campo, riesce a tenere in campo in qualche modo Pompeo, poi Venti che si è galvanizzato dopo il gol dell'1-1, dopo l'ennesima perla della sua stagione. Si arrabbia come un bufalo in campo Bianchi con i suoi compagni. Sempre molto isolato il 21, non ha tutti i torti. Occhio a Foscarini che adesso può partire. Ha un po' di campo Foscarini però è costretto a fermarsi e ad arretrare. Pallone centrale, Antolini riesce a servire il 6 con un grandissimo pallone. Buono lo stop di Amato. Ancora lui, questa volta va col destro. Primo palo, troppo però, su Vitullo che fa mia e blocca il pallone. Sempre a cercare Venti, vediamo se lo può controllare, fa un controllo pazzesco Venti, mamma mia Venti, in questi ultimi minuti ha fatto un controllo incredibile, Fabio Scarpecci ha la bocca aperta e non lo possiamo far vedere in questo momento, perché c'è la Lokomotiv che prova ad attaccare, Foscarini in due su di lui, sempre Cicala però, rischia di farlo sbagliare, invece riesce a tornare da D'Andrea. Fabiani sbaglia l'apertura e infatti lo capisce il numero 7 della Real Miami che poi va in avanti ancora da Venti che vuole fare la sponda, non trova compagni, trova soltanto Bellini che ha un po' di spazio per andare ma serve malissimo sia Di Geronimo che Reali, nessuno può arrivare su quel pallone che si perde sul fondo. Vitullo
comodamente, con tutta la calma del mondo, lo va a riprendere quando siamo al minuto 37 e il Locomotive Real Miami si stanno spartendo la posta in questo momento sull'1-1 all'improvviso. Il fulmine a ciel sereno della Locomotive Casilina si chiama Nicolas Venti. Ancora Vitullo con un po' troppa calma secondo i giocatori della Locomotive. Adesso però si è ripreso il gioco. Cicala, vediamo se passa. Cicala con le cattive, poi praticamente lascia indietro il pallone, lo lascia Bellini, occhio al taglio profondo quasi verso l'interno di D'Andrea, che però non controlla il pallone, palla sul fondo. Adesso ancora Real Miami da dietro, non costruiscono dal basso, vogliono fare palla lunga e pedalare. Foscarini fa un altro numero della sua partita. D'Andrea non passa nel muro, adesso la Locomotive, vediamo se la Real Miami può distendersi, no, perché il pallone è alla cieca quasi. E allora Sardo va da Bellini, sempre il 27, occhio perché ci sono in due da soli. Il pallone è per D'Andrea e invece lascia a Foscarini, che però in posizione irregolare era andato dentro a cercare poi Reali. Fuori gioco però, posizione irregolare sia evidentemente di Reali che di Foscarini, però si è ripreso subito. Il pallone è per la Locomotive, che può calciare. Vitullo in due tempi, prima coi pugni, poi in presa salda, brocca il pallone. Rinvia male Amato, svirgola praticamente il pallone, può arrivarci Venti, il pallone va verso di lui. Poi Antolini. Pallone verso il limite dell'area di rigore, vediamo se D'Andrea calcia. Sinistro! Che sfiora la traversa e palla sul fondo. Poi adesso viene avanti Carpinetti, poi c'è il 7 Venditti. Il pallone che però è uscito, ci avviciniamo anche alla fine, 20 secondi al termine del primo tempo, 1-1 tra Locomotive e Real Miami. Ad Andrea risposto Venti, intanto fallo di Pompeo, credo, ai danni di Foscarini, se non ho visto male. Punizione per la Locomotive, anzi il fallo è su D'Andrea. Tante discussioni, partita molto nervosa, nervi molto tesi tra entrambe le squadre, complice anche la splendida partita di settimana scorsa. Pallone intanto per D'Andrea, che è in area di rigore, sterza col sinistro, Cicala, ancora Cicala a mettere il corpo e a mettere in calcio d'angolo. Il 40esimo è stato superato da 30 secondi, l'arbitro credo faccia andare avanti oltre questo calcio d'angolo, poi si può definire conclusa credo la prima frazione tra Locomotive e Real Miami. Pallone profondo verso il secondo palo, che però non trova nessuna deviazione, il pallone termina addirittura in, no, fallo di fondo, non è arrivato in fallo laterale, anzi fallo laterale, pallone che sembrava aver superato la bandierina dalla parte sinistra. Rimessa laterale che può essere battuta. Di Geronimo non riesce a tenere vivo quella sfera. Poi adesso Bianchi che sbaglia, non si era, era Rinardo che però fa carambolare addosso al corpo di Bellini. Ha dato 3 minuti di recupero, si è sentito in questo momento, quindi si giocherà fino al 43, quindi altro minuto e mezzo di partita. Pallone per Sardo che poi allontana in qualche modo, colpo di petto di Antolini che poi cerca di sventagliare in favore di Geronimo. Poi ancora il 27, passa sempre lui, può allargare bene la Di Geronimo che è in area di rigore. Di Geronimo finta, poi sul destro si è allungato troppo il pallone, non ha perso il tempo, ma Di Geronimo alla ripresa, sinistro di Amato altissimo sopra la traversa che finisce addirittura fuori dal campo verso gli spogliatoi, palla sul fondo. E qui Di Geronimo ce l'ha avuta una palla interessante per andare a colpire, si è prolungato troppo, forse ha cincischiato troppo nel momento della conclusione. Troppe finte e poi pallone troppo allungato
verso il centro, poi è stato bravo comunque in scivolata a non commettere fallo e a rigiocare quel pallone, a tenerlo vivo per il compagno, prima Bellini e poi il sinistro di Amato, completamente però fuori misura. 30 secondi alla fine del recupero e occhio però perché qui Bellini ruba il pallone in area di rigore, Bellini palo esterno e sul fondo. E questa era una palla gol clamorosa qui per Bellini, gliel'hanno regalata nettamente, letteralmente, i difensori della Real Miami che non si intendono giocando palla a terra e giocando dal basso. E Bellini qui ha avuto il match ball di questo primo tempo. Bianchi va dietro. Venditti col sinistro, trova ancora Bianchi che poi... vuole cercare di sfruttare la velocità di un compagno. Venti la controlla. Vediamo se c'è l'ultima possibilità di questo primo tempo. Provo per l'87 che lo fa andare fuori dal campo. E allora duplice fischio del direttore di gara. 1-1 all'intervallo. Squadre negli spogliatoi sul punteggio in parità. 1-1 ha aperto le danze praticamente prestissimo al terzo minuto D'Andrea con un tocco sotto in anticipo all'uscita un po' farfalle di Vitullo. Ha pareggiato dopo un dominio totale della Locomotive, un fulmine a ciel sereno chiamato Nicolas di nome e 20 di cognome, che fa 12 in campionato con un pallonetto strepitoso a battere Macera sul secondo palo e sotto l'incrocio, pallone in fondo al sacco e risultato quindi di parità, tutti nello spogliatoio, soprattutto la Real Miami. Credo che invece la Locomotive rimarrà in campo, in panchina. Noi ci prendiamo qualche istante di pausa e torniamo però in diretta tra pochissimo per raccontarvi il secondo tempo di un match che evidentemente ha come sinonimo la parola spettacolo. A tra poco.
Bentornati in diretta, cari amici di YouTube Live Calcio Elite, per il secondo tempo di Lokomotiv. Salute, caro Fabio. Per il secondo tempo tra Lokomotiv, Gasilin e Real Miami, dove il punteggio è sull'1-1, un pareggio che chiaramente sa un po' di beffa per una Lokomotiv che ha creato tantissime, innumerevoli occasioni, pali, conclusioni dalla distanza non troppo lontane dal bersaglio. Tante occasioni mancate per la squadra di Andreozzi, che poteva sicuramente avere a suo favore il punteggio almeno alla fine del primo tempo. Una Real Miami non pervenuta, fino a che un ragazzo, un gioiello dal numero 87, Nicolas Venti, ha tolto le ragnatele dall'incrocio dei pali della porta di Macera. Al primo tiro in porta ha fatto 1-1, poi c'è stata un'occasione particolarmente discussa, un possibile penalty per la Lokomotiv Casilina per un fallo di mano che dalle immagini abbiamo avuto modo di rivederlo in post primo tempo sembrava potesse essere fischiato effettivamente, anche se le immagini chiaramente non erano al meglio. Ma intanto si riparte con il secondo tempo, con questo pallone mandato in verticale. Credo ci siano stati dei cambi per la Lokomotiv. Credo siano entrati sia Puzzo con il 77 che Michele Berardino, il capocannoniere, anche perché serve più freddezza lì davanti. In un'occasione, nell'ultima, prima della fine del primo tempo, Bellini ha mandato sul palo un regalo della difesa ospite, che adesso deve mandare in fallo laterale ed evitare guai alla battuta. Vediamo chi può andare. Va Gatta, che poi accomoda il pallone per credo Foscarini, che poi batte non benissimo. Interviene in qualche modo il numero 14, vale a dire Pompeo. Il pallone è messo addirittura in calcio d'angolo e Foscarini può andare alla battuta. Credo vada lui o a Puzzo. Si avvicina anche il 77. Alla fine Foscarini lascia ad Apuzzo, appena entrato anche lui in gol settimana scorsa al Fonte Park. Battuta col sinistro, non è male. Vitullo con i pugni fa così e così. Poi Foscarini con un colpo quasi di spalla a cercare l'aiuto di un compagno. Pallone che invece viene mandato via il più possibile dalla difesa in maglia rossa, che concede l'ennesima touche, l'ennesima rimessa laterale alla squadra di casa. Adesso Apuzzo avanza ancora, contratto fallosamente il difensore, e allora punizione affidata a Cicala, che prende una lunga rincorsa, vuole andare a un rinvio lungo, e infatti è così, a cercare Venti, ma su di lui c'è Amato. Venti però rinviene come uno zombie sul pallone, alla fine commette fallo però l'87 e calcio di punizione ai danni della Lokomotiv. Il primo tempo che è iniziato da quasi due minuti ed è chiaramente ancora sull'1-1 il risultato. Adesso può avanzare Antolini, che apre tutto per Foscarini, è una buona opportunità. Foscarini se la sposta sul sinistro, alla fine la lascia a Berardino, che avanza ancora il 7, sempre Berardino, che però è costretto ad allargarsi, cerca un traversone, intervento del difensore dal numero 16 Altobelli, e allora fallo laterale per la Lokomotiv. Vediamo chi va alla battuta, ci va Foscarini corto, ma poi non si intendono i due con la palla di ritorno. Fallo laterale affidato agli ospiti, pallone per Bianchi che può correre e stavolta però è contratto da Bellini, che tiene anche il pallone in campo. Ancora il 27 centrale, non è male l'idea, buono lo scambio con Apuzzo, che è zona tiro, scalda e spara il sinistro, pallone però nettamente largo. Vitullo può accompagnare con lo sguardo il pallone sul fondo. Adesso Altobelli va dal 14, va da Pompeo, che è ostacolato da due avversari. Pallone per Bianchi, che può correre, ha tanta corsa il 21, sempre lui. Ancora Bianchi, tocca per Venti, vediamo se ci può arrivare sul pallone. No, ci arriva prima Macera, che fa la voce grossa e blocca Bellini. Adesso arriva l'uomo in copertura, che è il 7, vale a dire Venditti. E adesso Apuzzo, sinistro per Di Geronimo, che deve girarsi, però riesce a trovare in qualche modo un compagno, vale a dire Apuzzo, che è appena entrato a tanta corsa.
Antolini, se la sistema può servire Foscarini che è anche libero, invece vuole aprire tutto. Dall'altra parte c'è sempre Di Geronimo che in uno contro uno col difensore la riprende il 19, una seconda chance ancora Di Geronimo che calcia verso la porta, la palla non si abbassa a sufficienza, palla sul fondo, Vitullo può rinviare. Ma credo ci sia un problema però per un difensore della Real Miami, anzi no, si deve semplicemente allacciare lo scarpino così come il suo compagno Pompeo, e allora Vitullo può rifiatare un attimo, possono rifiatare tutti e adesso si può battere. Colpo di testa di Apuzzo che vuole andare in avanti, non manca il controllo Antolini, lo prende invece Berardino che allarga tutto da Foscarini. Adesso però ha bisogno di un aiuto, va addirittura col tacco a servire Berardino, buona l'idea, Berardino con il destro va dentro da Puzzo che sbaglia il controllo, poi conclusione deviata e Vitullo deve metterci addirittura una mano perché non riesce a bloccare, non riesce a evitare il calcio d'angolo per la Lokomotiv, il terzo di questo secondo tempo. E si vede che il direttore di gara è molto amante delle proteste, si vede la sua calma, la sua disponibilità nel dialogo. Eccolo, la battuta verso il centro, non è male, colpo di testa provato da Reali all'indietro, anzi non le fa cercare 20, vediamo se corre perché ce l'ha questa corsa, 20 poi trattenuto per la maglia dal 5 che se lo abbraccia, da Amato anzi credo. E vediamo se si prende il giallo, eh sì, perché ha interrotto una chiara azione di contropiede. Cartellino giallo quindi anche per Amato e Bianchi può andare alla battuta del calcio di punizione. Il capitano dal 21 sulle spalle invece affida tutto a Pompeo. Si può giocare. Sventagliata verso l'area di rigore, colpo di testa all'indietro, poi c'è il 23 che poi decide di allargare a fare la cosa migliore, ma poi si dispera Bianchi per non essere potuto arrivare sul pallone, ma non ha il motorino incorporato. Berardino si gira, lo fa bene, va da Andrea che tocca da Foscarini di prima, buona la trama, non era male anche se non ci può arrivare nessuno su quel pallone. Vitullo invece sì. Eccola la battuta di Vitullo che rinvia lontanissimo, vuole trovare 20 che però chiaramente non può primeggiare a livello di statura. Poi c'è il 23 che prova a trovare il suo compagno, poi Apuzzo di prima va a cercare Berardino, vediamo perché il pallone non è male per lui. Arriva il 18 che tocca all'indietro rischiando qualcosa perché Berardino è appena entrato e ha tanto benzina ancora in corpo. Ancora Altobelli, questa volta sbaglia, regala il pallone a Foscarini, sempre il 22, contratto, sempre Foscarini, riesce a girarsi poi fallosamente. Calcio di punizione per la Lokomotiv. Interessante questa soluzione potrebbe essere per la squadra di Andreozzi che si deve riportare in avanti. Credo che il copione del primo tempo sia, anzi il copione di questo secondo tempo sia lo stesso visto nel primo. Vale a dire Lokomotiv all'arrembaggio, alla battuta va chiaramente Sardo, è lui quello che si incarica dei traversoni, dei lanci lunghi e qui il lancio non deve essere troppo lungo, deve essere preciso verso il centro dell'area di rigore oppure a cercare qualche deviazione un po' più avanti, anche perché la Lokomotiv vuole tornare in vantaggio, sono tre punti che sarebbero preziosissimi in ottica rincorsa al quinto posto del Borgo Rosso, perché è a meno 4 la squadra di Andreozzi, quindi è tutto ancora aperto. Battuta di Sardo che vuole andare in porta, pallone che non va lontano dal bersaglio, Vitullo era fuori dai pali sorpreso, pallone sul fondo. La battuta può andare proprio Vitullo, sempre lui, sempre Vitullo, eccolo il rinvio. Foscarini adesso al centro, cerchio di centrocampo, vuole toccare da Berardino che poi trova Puzzo, anzi Bellini. Berardino rientra forse al fuorigioco, Berardino calcia al volo col destro, palla alta e si riprende subito a giocare. Rischiano tanto perché c'è una pressione incredibile
del centrocampo e dell'attacco in maglia bianca. Sardo di testa rischia di fare lo stesso errore del primo tempo che ha portato al gol di Venti, ma questa volta ha trovato più fortuna. Antolini perde il pallone, Bianchi può correre. Ancora Bianchi con l'esterno, va da Venti che è velocissimo, Gatta meravigliosamente, l'ultimo tocco è il suo però. Rimessa laterale per i ragazzi in maglia rossa, alla battuta va proprio Venti. Ancora Bianchi, uno contro uno, Bianchi se la sposta, poi vuole addirittura calciare verso la porta, ma c'era, con un brivido ma la fa sua. Vuole allargare da Di Geronimo. Subito la locomotive prova a distendersi, sempre col 19, sempre col più veloce. Ancora Di Geronimo, sempre il 19, vuole allargare tutto da Puzzo. Occhio che corre a Puzzo e converge. A Puzzo può andare anche al centro. A Puzzo va in porta! Calcia fuori, ma qui poteva essere un po' più altruista e servire magari qualche compagno che accorreva. Ha deciso invece di calciare in porta, non la migliore delle idee, palla fuori. Pompeo. Sempre col pressing, questa volta però allarga il gioco, cambia scena, fa buona guardia Di Geronimo che si prende a casa e si porta a casa una preziosa rimessa laterale. A Puzzo si gira, lo fa bene, a Puzzo va via, va da Berardino, di prima per Antolini, può anche tirare. Antolini invece vuole il tocco di ritorno per Berardino, la prende Vitullo, vogliono il retropassaggio ma chiaramente non è così. Poi Vitullo, forse con un po' troppa fretta, manda il pallone in fallo laterale. Gatta lo affida ancora una volta a Foscarini. Si faceva vedere D'Andrea, non è stato servito però. Con il tacco provano ad andare via i ragazzi di Andreozzi, Antolini proprio, poi Venti. Sterza e va col destro, poi aspetta la sovrapposizione di Pompeo che però questa volta è braccato da più uomini in maglia bianca. Si porta a casa il fallo, calcio di punizione per la Real. Tanto nervosismo comunque si nota anche tra gli avversari, sta mancando fair play in questa partita. Alla battuta va Bianchi. Bianchi va alla battuta, è interessante verso l'area di rigore, ma poi c'è stato un contatto tra due, tra un attaccante e un difensore, pallone non messo in fallo laterale, si vuole giocare e infatti Di Geronimo adesso ha tanto campo per andare, col sinistro apre bene, occhio perché Vitullo è uscito a vuoto e allora pallonetto che entra in porta, la Locomotive torna in vantaggio un'altra volta, credo abbia segnato, se non ho visto male, Reali, il gol del 2-1, sembra Reali essere stato l'ultimo a toccare, ancora una volta Vitullo però all'avventura, Vitullo all'arrembaggio, non è il modo migliore però per difendersi da un pallonetto morbido che scavalca tutti, va a finire in porta, è 2-1 per la Locomotive quando siamo arrivati al 52esimo minuto di partita. Adesso vi diremo subito chi ha segnato, credo abbia segnato Reali se non vado errato, adesso se riesce a girarsi, riusciamo anche a vedere il numero di maglia, dalla corporatura sembra Reali aver segnato il gol del 2-1. Non so cosa abbiano chiesto. Hanno richiesto il fallo in area di rigore e quindi dobbiamo andare a riprendere tutto, a rivedere le immagini. Ci mutiamo un attimo. Noi torniamo in linea perché vi raccontiamo comunque quello che succede, vi raccontiamo quello che il direttore di gara sta osservando, chiedono addirittura un penalty quelli della Real Miami in area di rigore che poi ha portato successivamente, visti i due uomini a terra, al contropiede fulmineo della Locomotive che si è riportata in vantaggio, assistenza di Geronimo che ha toccato credo per Reali, credo Reali sia stato l'ultimo a toccare, o Reali o doppietta di D'Andrea. O è Reali o doppietta di D'Andrea? Magari adesso lo chiediamo anche al direttore di gara che avrà preso nota, avrà preso il numero del cartellino, il numero di maglia. Credo che la decisione sia stata presa e direttore di gara, credo
vada a convalidare il gol della Lokomotiv che si riporta in vantaggio. Non c'era niente al centro dell'area di rigore. E allora Lokomotiv 2, Real Miami 1. È tempo di cambi adesso però per i padroni di casa. Addirittura in due sono pronti ad entrare. Vediamo subito che è stato. Vediamo subito che è stato però. Vi diciamo immediatamente che è stato a far gol. Credo D'Andrea. Chiediamo scusa. Doppietta di D'Andrea. Qui stavo mandando per terra tutto. È doppietta di D'Andrea. È doppietta di D'Andrea. La Lokomotiv si è portata in vantaggio con l'ennesimo gol di D'Andrea su quella fascia. Col tocco sotto. Questa volta un lob a Vitullo che era andato all'avventura. 2-1 Lokomotiv. Incoraggiamenti che arrivano da ogni lato. È entrato con il numero 4 Barone. Intanto si è potuto vedere, poi gli altri cambi ve li diremo mano a mano. Credo sia entrato anche Del Sole, vista la capigliatura folta al centro del campo. Infatti è così, è entrato proprio il 10. Pallone intanto a cercare la verticalizzazione, ma c'era, rischia di fare una frittata. Alla fine fa la cosa più giusta, vale a dire mettere il pallone in fallo laterale. La Real Miami adesso vuole riportarsi in avanti, non c'è mai riuscita però in questa partita. L'unico squillo è stato l'Eurogol di 20, pallone messo al centro intanto dell'area di rigore, ma c'era, fa voce grossa e blocca. Berardino, anche perché si faceva vedere Di Geronimo che chiedeva a gran voce il pallone. Barone tocca da D'Andrea, questa volta non gli arriva la sfera. Doppia finta, Barone lo controlla, questa volta lo fa bene, va da Berardino, prova ad autolanciarsi il 7, ancora Berardino, se ne salta un avversario, sempre il 7, questa volta temporeggia e torna indietro, fa la cosa più giusta, va da Bellini che non controlla benissimo, non gli arriva il pallone, Bellini poi in scivolata, no, e fischia il calcio di punizione, il fallo di Bellini che sembrava essere andato sul pallone e invece è calcio di punizione per la Real Miami, in fase difensiva, in zona propria tre quarti campo. Quasi al limite della propria area di rigore. Batte Cannas. Rischia di sbagliare qualcosa. E allora Puzzo è sempre in agguato lì a prendere il pallone. Poi sventagliata bellissima per il 14 che può andare. Fallo però di Barone. Primo fallo che si porta a casa il 14 contro il numero 4. Il nuovo terzino che deve fronteggiare Pompeo. Calcio di punizione già battuto. Sempre lui, sempre il 14, che poi gira centralmente da Bianchi. Sbaglia però perché c'è Del Sole che gli sporca il pallone. 20, può girarsi, lo fa male, trova soltanto Antolini di prima D'Andrea che poi apre tutto, ma lo fa senza troppi fronzoli, quindi senza neanche stare a badare alla precisione. Bianchi si ferma e poi alza il pallone, non è male, per Venditti che non riesce a superare però Antolini. Poi ci cala. È zona tiro per lui, cicala destro, centrale, para, ma c'era. Fraseggio adesso difensivo per i padroni di casa, che lancia per Berardino, il controllo però non è perfetto, infatti rinviene su di lui Venditti, che poi gioca corto, rischia di sbagliare però qui la Real Miami, pallone messo in fallo laterale, l'ultimo tocco è di D'Andrea, e infatti è fallo laterale per la Real, rimessa laterale lunga, battuta bene da Bianchi che va via con un sombrero a Del Sole, non riesce però a trovare compagni, e qualche imprecazione come dessert. Berardino va via con un po' di fortuna, può servire D'Andrea sulla stessa direttrice, invece decide di cambiare gioco, va da Puzzo, il controllo è buono, ancora Puzzo, zona tiro addirittura, Puzzo invece va sul secondo palo, da D'Andrea al volo, alto, sopra la traversa, ha provato D'Andrea qui a calciare, non era male l'idea, questa è una clamorosa chance per la Lokomotiv per farne tre, per fare il terzo, credo ci sia intanto una sostituzione anche nelle fila della Real Miami. Vediamo chi sarà ad abbandonare il campo. Vediamo chi sarà ad abbandonare il campo. Sicuramente Pompeo che si appropinqua verso il fondo del campo. Vediamo anche chi è il neo entrato. Lo sapremo dire non appena si girerà e ci farà vedere il suo numero. E adesso avremo l'opportunità di vederlo perché entra il 10, entra con il numero 10 Coletta. Fallo laterale per la Real. Bellini riesce in qualche modo a ostacolare l'avversario. Allora Del Sole
Va da Puzzo, ma il pallone è troppo lungo per lui. Cicala con l'esterno. E poi Di Geronimo. Può salire, può far salire i suoi. Berardino, ancora un avversario saltato, sempre Berardino. Il 7 va di nuovo da Di Geronimo, quasi zona tiro, invece torna da Puzzo, che poi serve sul secondo palo D'Andrea. Ancora lui, D'Andrea col sinistro, credo abbia svirgolato completamente la conclusione, e infatti è fallo laterale per la Real Miami. Al minuto 59 di partita. È 2-1 Lokomotiv. Tanto buono il pallone per Berardino, che avanza in area di rigore. Berardino non calcia mai. Berardino avanza sempre lui, sempre il 7. Berardino, che stavolta è costretto ad allargarsi, poi cross sul secondo palo, colpisce la traversa. E pallone però ancora in campo. Di Geronimo avanza sempre lui. Di Geronimo passa in area di rigore, va sul fondo, cross al centro, allontana il 7, che poi va da 20. 20, poi intervento in scivolata regolarissimo, secondo il direttore di gara. Cicala qui cincischia e poi va alla fine, si torna indietro da Vitullo. Poi Rinardo, c'è il pressing di Berardino. Bianchi sbaglia e allora Del Sole, tocco di Apuzzo che rischia di mandare il pallone sulla faccia al 7, e infatti è stato così. Del Sole può proteggere questa sfera. Del Sole ancora su Pompeo, che alla fine non è uscito, si è appropinquava una grande velocità verso la fascia opposta. Tanto qui buona la sventagliata a cercare D'Andrea, che può correre, può arrivarci sul pallone del 14. Quanto corre questo ragazzo. Ancora D'Andrea, uno contro uno con l'avversario, lo può saltare. D'Andrea passa, mette al centro, smanaccia in qualche modo Vitullo e non trova però il pallone. Berardino per il tapin. Occhio perché non è finita, c'è sempre la Locomotiv in area di rigore, con il continuo ringhiare degli attaccanti. Poi addirittura è stato fischiato un fallo però ai danni del numero 16 Altobelli. Calcio di punizione quindi per la Real, già battuta. Prova ancora a correre la Real. Adesso c'è Coletta, l'ultimo tocco, vediamo se è suo di Berardino. L'ultimo tocco è di Coletta e infatti Berardino dice: io non l'ho toccata minimamente. E infatti è tiro dalla bandierina per i padroni di casa, per i ragazzi di Andreozzi, che adesso sono a pochi minuti, a qualche manciata di minuti, quasi un quarto d'ora dai tre punti. Ma la partita è ancora lunga, può succedere ancora di tutto, ma sono sempre in zona d'attacco i ragazzi di Andreozzi. Apuzzo può andare alla battuta col sinistro. Parte Apuzzo, primo palo, colpo di testa all'indietro, sembrava quasi un pallone prolungato. Poi 20, il controllo è così così, ma è efficace. Alla fine però torna il pallone comunque nella disponibilità di Sardo. Poi Di Geronimo in una morsa si prende forse il fallo, vediamo se lo fischia il direttore di gara. No, perché il vantaggio secondo lui si è già concretizzato. Bianchi vuole andare via, fallo però ai danni del 21. Calcio di punizione per la Real Miami. Calcio di punizione per la Real Miami, alla battuta va proprio il capitano Bianchi, che chiaramente alza il pallone. Non era male l'idea, però campo è finito e allora rimessa laterale per i padroni di casa e per i padroni fino adesso della partita, perché la Lokomotiv è avanti 2-1. Doppietta di D'Andrea dopo l'Eurogol di 20 nel primo tempo. C'è tanto pressing adesso dei ragazzi di Settimio Cicala. Adesso Apuzzo va via bene, anzi era Bellini, perdona. Adesso Del Sole che apre tutto però alla ricerca di nessuno, perché Berardino ha tagliato centralmente. Infatti se la prende con Del Sole, dice calma, guardami meglio. Avevo fatto il movimento a tagliare verso il centro. Berardino qui a ringhiare come sempre. Poi Barone, appena entrato, non commette fallo. C'è D'Andrea che la controlla e la può anche portare in avanti. Sempre D'Andrea, tutto destro, infatti serve col destro, il pallone più semplice per Foscarini. Adesso Di Geronimo riesce quasi a toccare per Apuzzo. Adesso Del Sole vuole aprire per l'inserimento di Berardino. Non era male l'idea però quella di Del Sole. Poi ancora una volta anticipato 20.
lavorato bene in questa fase Antolini, che è retrocesso più volte fino adesso, e sta marcando a uomo Nicola Sventi, che è il piede caldo questa sera e ce l'aveva anche una settimana fa dopo la tripletta. Pallone ancora però per i rossi, si va da Venti che poi allarga tutto da Coletta, che può correre, è fresco Coletta contro il 4, duello tra neoentrati, poi di nuovo Venti che aspetta e poi vuole cambiare gioco, lo fa, vediamo se ci arriva in qualche modo il 14, inviene però in qualche modo, se non ho visto male, Amato, che poi butta fuori il pallone. Altro cambio nelle fila della Lokomotiv, esce D'Andrea, dovrebbe entrare Luciani se non vedo male, e quindi è Luciani, avevo detto benissimo, è proprio lui, è proprio Luciani, un gol in campionato, quello segnato contro l'Orione Ognissanti in quel 21 dicembre, il gol che aveva chiuso definitivamente i giochi, il gol dell'1-3. Qui intanto credo si debba ancora aspettare a riprendere il gioco, perché c'è un cambio anche nelle fila della Real Miami. Si sta togliendo il fratino, il ragazzo che deve entrare in campo, è uscito il capitano, è uscito Bianchi, molto nervoso il 21 questa sera, tante cose non gli sono riuscite, tante altre invece sì, ma non è stato al massimo della condizione fino adesso. Ore 5 di gioco superate, 2-1 Lokomotiv, quindi 65esimo minuto, minuto 25 di partita, Venti non può arrivare sul pallone e infatti Macera può invece rinviarlo dal fondo. Macera sistema e poi batte, Antolini apre da Barone, uno contro uno con Coletta, poi Bellini da Puzzo, ancora Bellini, Luciani appena entrato, controllo con il basso ventre, poi sbaglia a servire però Berardino, c'è il 7 che apre ancora da Venti, ancora da Cicala, c'è una difesa compattissima da superare per i ragazzi della Real Miami, qui sbaglia anche Venti, sbaglia col pallone per Luciani che però se lo prolunga troppo non c'è fallo, allora Venti ha una seconda chance. Apre dal ragazzo neoentrato che adesso corre come un treno, che è il numero 2, Gilardi. Ancora lui rinviene, poi fallo di Cicala però, ai danni di Amato, punizione Lokomotiv, che può quindi respirare, sempre che ce ne sia bisogno. La Real Miami non ha creato più di tante difficoltà, più di tanti problemi. È entrato anche Perrone intanto in campo per la Real Miami, con la maglia numero 9, credo sia entrato al posto del capitano Bianchi. Bellini, Amato, Bellini in mezzo a due, sempre Cicala che prende il pallone era troppo corto, poi fallo ai danni di Cicala, di Del Sole, calcio di punizione interessante per un ragazzo con la maglia numero 87 e che col destro ci ha deliziato più volte in campionato e soprattutto ci ha deliziato una volta, gli è bastata in questa partita, Nicola Sventi. Se l'è preso subito lui il pallone ed è una possibilità interessante perché la Real Miami potrebbe andare alla seconda conclusione verso la porta su due, la seconda in tutta la partita, e vediamo che può succedere. Venti conta i passi, la barriera chiaramente è folta, ma c'era, teme tanto il destro di Venti, glielo ha fatto capire l'87 nel primo tempo. Ancora Venti, sistema ancora la barriera all'estremo difensore, adesso si può andare alla battuta, tanta concentrazione per Venti e tanta concentrazione e speranza per la Real. Venti va in porta, c'è stata deviazione della barriera che salva tutto, calcio d'angolo per la Real Miami. Alla battuta va chiaramente Venti, che non è un abilissimo saltatore e quindi preferisce mettere lui il pallone in mezzo. Battuta di Venti, palla profonda, Macera la chiama, smanaccia male, colpo di testa sotto porta, la sbaglia clamorosamente Cicala. Che occasione per il 2-2 della Real Miami,
ce l'ha avuta Cicala sotto porta, mette alto il pallone dopo una smanacciata così e così di Macera. E adesso rinvio, pallone a cercare proprio Di Geronimo, non gli arriva il pallone, rimessa laterale per la Locomotive. Amato, Di Geronimo spalla alla porta, deve girarsi, lo fa bene. Poi c'è forse un fallo, ma si va avanti, si continua, il pallone è per Apuzzo, c'è una possibilità di 3 contro 2, pallone però troppo corto, vediamo se ci arriva Luciani che non riesce ad approfittare forse del velo del difensore. Pallone però comodo tra le braccia di Vitullo. Bellini con un tocco riesce anche ad andare via. Bellini si crea la possibilità da solo. Bellini in area di rigore. Bellini sterza sinistro. Bellini ancora sul destro. Bellini calcia addosso al difensore. Calcia addosso ad Altobelli. Palla in calcio d'angolo. Ancora Bellini. Non vuole mai calciare. Ha fintato 30-40 volte per poi calciare addosso al difensore. Ma si porta a casa comunque un prezioso calcio d'angolo. Quando siamo arrivati ormai quasi al 70° minuto, ci avviciniamo agli ultimi 10 minuti di partita e la Locomotive è ancora in vantaggio 2-1. Si avvicina Puzzo anche alla battuta. Chissà se andranno corti, chissà se andranno lunghi. Del Sole credo vada alla battuta. Si aspetta un attimo perché credo ci sia la necessità di effettuare un cambio per la Real. Entra il numero 3, vale a dire Profili o Profili. Io lo chiamerò Profili perché mi sembra più adatto al contesto. Che perché adesso lo vediamo di profilo. Calcio d'angolo per la Locomotive. Del Sole dentro a cercare il secondo palo. Colpo di testa di nessuno, ma non è finita. C'è Di Geronimo che è quasi... Anzi no, sì è Di Geronimo che è zona tiro. Poi allarga da Barone. Di prima dentro, forse c'è un contatto in area di rigore. Poi un fallo di mano, forse vediamo. Fischia il direttore di gara, credo abbia fischiato... Chissà cosa ha fischiato, forse ha fischiato fallo in attacco, probabilmente. Anzi, calcio di punizione dal limite. Si era visto un fallo di mano. Allora calcio di punizione dal limite. Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore. Questa è una grande opportunità per la Locomotive per chiudere il match, per fare game, set, match. Apuzzo col sinistro, Berardino col destro. In due. Apuzzo ha già contato i passi, Berardino li deve contare. È una ghiotta occasione. Siamo al limite dell'area di rigore, la barriera è folta, Vitullo saltella. Vediamo chi va, o Berardino o va Apuzzo. Apuzzo col sinistro! È una punizione meravigliosa! La maledetta di Pirlo diventa la maledetta di Apuzzo. 3-1. Partita finita. A 10 dalla fine, Locomotive 3, Real Miami 1, la maledetta di Apuzzo che chiude la partita. È un gol meraviglioso anche il suo, magico. È riuscito a far abbassare quel pallone a pochi passi dall'area di rigore. E di solito lì in Serie A vanno sempre bassi a cercare una deviazione, a cercare l'ultimo tocco della barriera. Apuzzo invece, come all'andata, sigla, timbra il cartellino, stavolta da subentrato, fa 3-1. Cannas scivola il giocatore neoentrato e allora ancora Locomotive in possesso. Berardino per in fuorigioco. Berardino in fuorigioco, si continua però, non si fischia nulla. Pallone messo però che tra le braccia di Apuzzo, era stato messo in mezzo. Apuzzo però è riuscito a intervenire. Del Sole fa bene il controllo, ma la palla esce, quindi non ha fatto bene il controllo, ma non altrettanto il resto. Pallone quindi in fallo laterale per la Real Miami al minuto 73 quasi. La Locomotive è avanti di 2 ed è sul 3-1. Cicala vuole aprire in verticale a cercare l'inserimento di 20. Prova ad arrivare come un treno anche Perrone, ma Macera ha fatto sicuramente prima. Bellini rischia sul pressing di Venditti, poi pallone regalato praticamente al numero 18 che è Carpinetti. 20, ancora 20, sale ancora l'87, va al cross, secondo palo, un'opportunità interessante perché c'era Profili sul secondo palo, non ha trovato però la palla. E allora fallo laterale, se non ho visto male, per la Locomotive.
Sardo. Rinvio, è buono, controllo di Berardino, lo è altrettanto. Apuzzo corre, vuole mandare in porta praticamente Di Geronimo, vediamo se ci arriva, no, perché è molto stanco il 19, ha corso tanto in questa partita, poi rischia di pasticciare la difesa del Real Miami, ma occhio perché c'è ancora Berardino dall'altra parte, che questa volta controlla, stavolta però tocca ancora un'altra volta da Puzzo, di prima di sinistro, va da... Di Geronimo, poi del Sole, fa il velo per qualcuno, probabilmente per Barone, che però non è salito. Antolini fa bene il suo lavoro e manda ancora in avanti la Locomotive. Poi pallone adesso in verticale dove c'è Perrone, può girarsi, vuole mandare in porta praticamente Venti, che è sì veloce ma non è il motorino, ma c'era, fa prima di tutti. Poi campanile strano alzato e c'è Coletta, sempre il 10, questa volta palleggia, fa bene, va da Cicala, vogliono riandare di prima da Coletta, colpo di testa a liberare della difesa della Locomotive. Bellini fa, fa sportellate con Cicala e alla fine commette il fallo, il 27. Punizione Locomotive, punizione Real Miami, pardon. Alla battuta va lo stesso Cicala. Intanto c'è un cambio perché esce Amato comunque nel Locomotive Casilina. Vediamo chi entra al suo posto. Il numero non ce l'ha fatto vedere. Lo vedremo adesso che si girerà. Potrebbe essere Cicchetti comunque, dalle caratteristiche. Coletta controlla, va da Perrone che se la sposta e va col sinistro. Ma c'era, si accartoccia e blocca. Sì, è Cicchetti comunque, il 9 appena entrato. E allora ma c'era. Tiene ancora il pallone tra le braccia, poi lo rinvia lontano. A cercare proprio il neoentrato Cicchetti, allontana in qualche modo Capone, poi Cicala avanza, riesce a trovare in qualche modo Perrone che di prima vuole scaricare per la corsa di profili, pallone però in fallo laterale per la Locomotive. Ci avviciniamo a 5 minuti alla fine, anzi 4 e mezzo più recupero eventuale e la Locomotive è avanti di 2, 3-1. Al centro sportivo Borghesiana. Apre il compasso qui il neo entrato Cicchetti di testa, dietro accomoda da Berardino che chiede calma da Puzzo, che può salire, ha tanto spazio, si va a vedere anche Di Geronimo che non vuole scattare perché altrimenti finisce in fuorigioco. Questa volta è in posizione regolare il 19. Va via di fisico con il contro il 2, si ritorna un'altra volta da Puzzo che però è tutto mancino, quindi deve per forza rigirarsi su se stesso. Poi può andare al traversone, lo fa partire ma c'è una deviazione che però favorisce ancora una volta la Locomotive. Del Sole ha una seconda chance di rimettere il pallone in mezzo con il colpo di testa provato da Luciani. Era un colpo di testa più per controllare il pallone, chiaramente è tutto vano perché è oltre la linea dei difensori il 26. Ancora dialoghi difensivi. Altobelli rischia tanto di regalare il pallone a Cicchetti. Vediamo che cosa combina la difesa. Rischiano tanto. Il pallone è proprio di ritorno quasi verso il 9. Stavano per combinare un altro pasticcio i difensori. Qui Barone fa un intervento in anticipo esemplare. Arriva Luciani quasi in corsa verso Cicala che però ha la possibilità di andare. Tocco con l'esterno. Coletta di prima apre, non è male l'idea per la corsa del 9 Perrone. L'ultimo tocco qui è di Sardo che mette in fallo laterale e invece l'arbitro ha dato rimessa laterale credo alla Locomotive e invece no, alla fine cambia decisione. Sembrava abbastanza, anche abbastanza netto l'ultimo tocco di un ragazzo in maglia bianca. Coletta di tacco di prima vuole andare a cercare un compagno, trova invece un avversario. Berardino rischia di perdere il pallone, fanno a sportellate con Venti, poi si strattonano tra di loro e occhio perché qui potrebbero volare situazioni spiacevoli. Ci sono tante situazioni spiacevoli, c'è tanto nervosismo in campo e si vede. Alla fine credo che i due si vogliono dare il 5 e invece ha fischiato calcio di punizione proprio per la Real Miami. Alla battuta va sempre Venti. Alla battuta sempre il numero 87, 12 gol in campionato comunque. Un po' in ombra in questa partita.
è uscito mettendo il muso fuori dal finestrino con un gol da cineteca che ci rigusteremo, rivedremo negli highlights che vi prepareremo proprio noi, anzi io di Federazione Calcio Video, io Leo Talusi, avrete i vostri highlights, la vostra clip musicale con tutti i gol e tutte le migliori occasioni di questa serata, questa notte a partire dalle 3 sulla nostra pagina Facebook Campionato d'Elite. 20 va in porta, pallone che va fuori, va alto sopra la traversa, quasi illusione ottica del gol. E intanto Macera dà consigli ai suoi quando manca ormai un minuto alla fine. Un minuto alla fine, la Locomotive va avanti 3-1 e probabilmente ha già il risultato in cassaforte. Di Geronimo, buono il controllo anche in corsa, quello orientato, sempre Di Geronimo, passa, questa volta no, perché c'è l'intervento secondario in scivolata di Rinardo. Animi tesi comunque, in campo, cartellino giallo che arriva in questo momento. Non ho capito se è Di Geronimo o un avversario in maglia rossa. Il cartellino sembrava rivolto da quella parte, verso di lui. Si aspetta ancora qui, allora la battuta. Si può battere adesso. È una fallo laterale. Di Geronimo. Spinto due volte, poi riesce addirittura a servire a Puzzo, che con un gioco di prestigio va via, anzi è Bellini, apre tutto da Cicchetti che non controlla bene, regala il pallone quindi a Vitullo e poi rinvia lontano e sbaglia, colpo di testa un po' frettoloso della difesa del Locomotive. Adesso può distendersi, può provare almeno a distendersi la Real Miami. Bellini recupera e porta avanti Di Geronimo, si fa vedere Cicchetti centralmente, il pallone è proprio per lui di ritorno da Di Geronimo che ha tanto corsa, vuole allargare da Apuzzo che non arriva, Cicala, poi Berardino, occhio perché Vitullo è fuori dai pali, Berardino va troppo morbido e troppo centrale, Vitullo ringrazia e blocca, colpo di testa. Ritmi altissimi comunque in questa partita, sia nel primo che nel secondo tempo, la Locomotive ha dominato in lungo e in largo. Due tiri in porta della Real Miami praticamente, il gol di 20 e il colpo di testa alto di Cicala di qualche minuto fa, poco prima del 3-1. Intanto va via Coletta, il capitano, anzi Perrone, poi adesso il pallone per di nuovo il 9, allontana in qualche modo e se ne va via anche in bello stile Bellini che allarga per Di Geronimo, sempre sulla solita fascia, la sinistra, poi tocco di ritorno che non c'è. Troppo lungo, rimessa laterale per la Real Miami, credo si stia per mettere il fischietto in bocca all'arbitro perché da un minuto e mezzo che abbiamo scavallato il 40° minuto e quindi la fine della partita. Coletta, si accomoda il pallone al cerchio di centrocampo, poi allarga da Cicala, non passa sul numero 7 Berardino. Ancora Puzzo, vediamo se c'è tempo per distendersi per la Locomotive. Sì che c'è, pallone forse troppo però lungo, che non arriva neanche a Cicchetti. Cicala fa il velo, allora regala ad Antolini. Berardino adesso può prendere il pallone, sì, e aggira anche l'avversario. Berardino va da Puzzo, è fuori dall'area di rigore il portiere. C'è Luciani che ha una possibilità di mettere la fine della partita adesso, ma attenzione perché non è finita, c'è ancora la Locomotive in area. Vitullo respinge sulla conclusione, credo di Geronimo. E poi pallone messo in calcio d'angolo, la Locomotive non molla mai, la Locomotive non si vuole fermare, vuole fare poker, vuole vendicarsi della sconfitta bruciante della settimana scorsa. Il risultato adesso nel doppio confronto sarebbe anche pari, perché se a 4 una settimana fa 3-1 adesso, i gol di scarto erano 2, se la matematica non è un'opinione sono pari. 7-7 praticamente, battuto corto l'angolo, pallone verso Sardo che potrebbe anche provare il tiro, pallone invece emerso dentro, una grande idea, Vitullo la blocca ma non c'è più tempo, fischia 3 volte il direttore di gara, la Locomotive Caselina si prende la sua rivincita, batte 3-1 la Real Miami dominando in lungo e largo la partita, 3 gol
di cui due di D'Andrea, uno nel primo tempo, uno nel secondo. Il 3-1 è stato la perla su calcio di punizione di Apuzzo, la maledetta di Apuzzo in mezzo. Il gol dell'1-1 sempre verso la fine del primo tempo, l'eurogol di Nicolas Venti, che sale a 12 in campionato. L'unica forse nota positiva di una Real Miami che in campo c'è entrata, per modo di dire, non ha avuto modo di scavalcare la folta difesa della Lokomotiv, concentratissima una Lokomotiv che quindi ritrova la vittoria, ritrova i tre punti dopo due turni di stop, dopo lo 0-0 contro l'UFR in trasferta, dopo il 6-4 sempre in trasferta contro la Real, riprende i tre punti e a meno uno dalla zona playoff, a meno uno dal Borgo Rosso. E con questa statistica noi ci salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima partita, alle prossime partite domani, mi raccomando, seguitela. C'è Lupa Amatori contro Maccabi da Ottavia con Martina Gai ben commento, Massimo Montiroli in regia. Noi invece ci rivedremo molto probabilmente venerdì dal Don Calabria con San Filippo Neri, con il San Filippo Neri, con la gara del San Filippo Neri, il posticipo del venerdì. Noi ci salutiamo quindi e vi diamo appuntamento alle prossime gare. A presto.